Mimmo Soldano, commissario dell'Associazione Commercianti. Proprio in questi giorni c'è stata la prima assemblea. Insomma, tanta carne al fuoco, tante idee, tante iniziative e soprattutto la volontà di dare un contributo alla crescita del paese, in particolare come categoria commercianti. Sì, diciamo che anche se un po' in ritardo, ieri si è svolta la prima assemblea dei commercianti artigiani di Bagnara, che in questo momento conta di 60 membri. E diciamo che ieri è stato appunto il primo incontro dove abbiamo discusso, a parte l'elezione, appunto quindi la conferma anche come tesoriere di Enza Barilà e di revisore dei conti di Giuseppe Ruggero, e quindi un resoconto su quello che è effettivamente quello che si è fatto sino ad oggi, su quello che abbiamo discusso con il sindaco durante un incontro avuto, diciamo, questo mese, quindi anche sulle proposte concrete che noi abbiamo avanzato, insomma, e poi su quello che andremo a fare a breve e a medio termine. Diciamo, tu ti sei insediato da poco, insomma, il polso della situazione, come stanno proprio i commercianti di Bagnara? Stanno messi male, ma più che altro anche moralmente, perché ci accorgiamo che commercialmente Bagnara è fermo. È fermo, e quindi anche se diciamo che ci sono molte risorse, abbiamo molte risorse cui da spendere, come diciamo un'ottima ristorazione, quindi che ancora tiene a galla, quindi anche le pasticcerie, tutto quello che è, però Bagnara deve puntare ad alto, insomma. Bagnara è un paese che potenzialmente turisticamente può fare tantissimo ed ha un potenziale enorme. Come ho sempre detto, noi abbiamo delle risorse che vanno dalla pesca dal paesaggio stesso, voglio dire, che è qualcosa di straordinario, quindi a tante, voglio dire, ai dolci, ai torroni, alle ceramiche, insomma, abbiamo tante di quelle risorse che oggi non vengono sfruttate perché purtroppo non c'è proprio la mentalità del turismo che, secondo me, voglio dire, viene visto, non lo so, francamente contro molte difficoltà anche a parlare anche con chi oggi ha le competenze, voglio dire, sul turismo, e francamente credo che non abbia capito niente. Il tuo in questo momento è un incarico di servizio, tant'è che proprio ieri hai detto, insomma, sono a disposizione, cerco collaboratori, cerco aiuto, e hai messo anche questa carica a disposizione, quindi segno di grande generosità, di grande disponibilità, ma soprattutto di servizio verso sì, i commercianti che sono 60, gli iscritti, ma anche verso l'intera cittadina. Allora, Carmelo, diciamo che il mio problema è il tempo. Perché tu sai benissimo che oggi chi fa impresa e tu hai un'azienda, voglio dire, con 12 dipendenti e comunque hai delle responsabilità, e diciamo che il tempo purtroppo è molto risicato, però ho sposato la causa perché ci credo fortemente di portare avanti, insomma, degli argomenti concreti, di dare appunto anche delle idee, degli stimoli anche alla. Noi quello che vogliamo fare è essere collaborativi con l'amministrazione, voglio dire, dare degli input e portarli avanti insieme a loro. Non vogliamo sostituirci all'amministrazione comunale o piuttosto all'opposizione. Noi vogliamo fare la nostra parte, quindi anche dando delle idee laddove non ci sono ed eventualmente portarle avanti insieme. Quindi noi vogliamo essere collaborativi, ma al tempo stesso trovare collaborazione, non trovare dei muri davanti dove insormontabili, perché quello ci penalizza. Quali sono stati i punti discussi in assemblea? Si è parlato di abusivismo, si è parlato di occupazione di suolo pubblico, si è parlato di isola pedonale, insomma, tante cose. Sì, gli argomenti sono stati tanti, anche perché sono stati argomenti che io ho affrontato, insomma, già in sede di incontro con il sindaco, al quale poi ci siamo poi ridati appuntamento poi dopo effettivamente l'assemblea, anche per sentire un po' gli umori dei commercianti, quindi degli associati, specialmente sul discorso dell'isola pedonale e sul discorso dell'occupazione del suolo pubblico. Abbiamo parlato di tanti argomenti, ecco, come l'abusivismo commerciale, al quale il sindaco si è fatto carico di questa nostra, diciamo, di questa nostra istanza che abbiamo presentato, ecco, su questo. Dopodiché abbiamo parlato appunto dell'occupazione del suolo pubblico,
chiedendo appunto che venisse corretto il regolamento COSAP, che diciamo che è stato viziato allora in alcuni punti, dove praticamente rispetto alla legge che prevedeva due tipologie di occupazione suolo, temporanea e permanente, avevano tolto quella permanente, avevano lasciato solo la temporanea con una tariffa diciamo abbastanza alta. Quindi abbiamo notato che anche c'è un disequilibrio proprio delle due tariffe tra la temporanea e la permanente, quindi abbiamo chiesto che venisse insomma intanto corretto il regolamento e dare la possibilità, laddove ci sono le condizioni, di poter fare anche un'occupazione suolo di tipo permanente e equilibrare anche le tariffe. Abbiamo chiesto anche una riduzione diciamo delle tariffe stagionali, che sono da 83 centesimi di passarle a 50 centesimi. Questo è una cosa che dovremmo poi approfondire insieme al segretario, perché c'è una delibera fatta dai commissari per il discorso del riequilibrio del bilancio, che effettivamente blindava appunto queste tariffe per 5 anni. Quindi vedremo insieme al segretario se possiamo trovare qualche cosa insomma da poter bypassare appunto questa delibera. Sta arrivando l'estate, ci sono iniziative in cantiere? A livello proprio di eventi no, e allora io voglio essere chiaro su questo, lo sono stato anche ieri. Io preferisco trattare in questo momento argomenti che siano, voglio dire, di fondamentale importanza per quello che può essere lo... Ieri si parlava di corsi di inglese, si parlava di dare qualità al commercio e al commerciante. Noi ci siamo anche prodigati a fare delle convenzioni in questo frattempo, poi vorrei tornare anche su quei punti che ti parlavo prima. Abbiamo fatto delle convenzioni con UbiBank, abbiamo fatto delle convenzioni anche con una scuola di inglese qui a Bagnara, che è una scuola abbastanza importante, dove rilascia, voglio dire, degli attestati validi appunto per concorsi, per quello che è, ma soprattutto noi cerchiamo insomma di stimolare anche a far fare dei corsi d'inglese, voglio dire, quindi alle attività commerciali, quindi o anche ai loro dipendenti, perché riteniamo giusto che se viene un turista, comunque voglio dire uno straniero, insomma, che almeno nei ristoranti o nei bar insomma ci sia qualcuno che parli la lingua inglese. E abbiamo fatto anche delle convenzioni con alcune aziende importanti per quanto riguarda le utenze di gas e di luce, come Green Network, come Europe Energy. Ma attendiamo un'altra convenzione insomma con un'altra altrettanto importante azienda appunto di utenza, così come abbiamo fatto anche delle convenzioni con alcuni diciamo operatori, quindi alcune aziende fornitrici di registratori di cassa, in previsione dal fatto che bisogna poi quanto prima adeguare i registratori di cassa per l'emissione diciamo telematica appunto dei dati all'Agenzia delle Entrate, perché come tu sai adesso da luglio a gennaio bisogna adeguarsi insomma a questa metodologia. Diciamo che si sta lavorando un po' in profondità. Sì, ecco, anche a parte l'occupazione del suolo, diciamo altre cose con cui abbiamo parlato è stato l'auditorium, che con grande piacere ho visto che è stato anche oggetto di dibattito durante l'ultimo consiglio comunale, perché noi abbiamo individuato degli imprenditori disponibili a completare l'opera a fronte appunto di un affidamento in gestione, quindi anche questo diciamo vogliamo coinvolgere l'amministrazione affinché diciamo avvii anche queste procedure, ma su questo diciamo ho incontrato qualche difficoltà, perché sembra che c'è sia questo contenzioso, voglio dire, in atto con l'azienda che doveva consegnare i lavori. Noi riteniamo che il contenzioso deve fare la sua strada, questo diciamo è un iter che dovrebbe essere diciamo trattato e avviato a parte, così come il porto. Abbiamo un altro argomento, voglio dire, molto delicato, che è di una risorsa essenziale del nostro paese per uno sviluppo diciamo economico, sia per quanto riguarda la pesca, ma soprattutto anche per quello che è diciamo lo sviluppo turistico. In questo momento il porto è allo sbando, perché tra le varie diciamo concessioni poi andate a male, i vari bandi come l'ultimo insomma finito a niente. Noi abbiamo chiesto appunto all'amministrazione, sempre con sia durante l'incontro, ma poi è seguita ecco una missiva da parte appunto del sottoscritto, dove chiediamo che ci sia magari l'intenzione a poter interloquire, quindi avviare un tavolo tecnico perché noi riteniamo che ci siano le condizioni
condizioni per poter appunto formare una società mista, quindi a capitale pubblico e privato, cioè il comune stesso, l'amministrazione, il comune stesso entrerebbe in società in quota con la struttura stessa e poi il resto, diciamo, sarebbe capitale privato, che potrebbero essere anche le cooperative, quindi è aperto a tutti questo tipo di situazione. Certo è che bisogna sedersi e avviare anche un percorso, però secondo noi è quello giusto, anziché fare bandi su bandi che non ci porta a niente. Ti ripeto, questo porto ha una potenzialità enorme e quindi va, diciamo, secondo me definita nel migliore dei modi. Tutte le tematiche poste, dico, c'è attenzione da parte dell'amministrazione, c'è un impegno a rivedersi, c'è già qualche percorso iniziato tra l'associazione commercianti e il comune, a che punto siamo? Allora, il percorso è iniziato. Perché comunque, voglio dire, quando tu mandi comunque delle lettere, quindi eccetera eccetera, e comunque poi ti incontri, allora da parte del sindaco, che tutti conosciamo, una persona, a parte insomma la brava persona, la persona a modo che è una persona molto disponibile, da lì confidiamo anche sulla preparazione del segretario, perché il nuovo insediamento del nuovo segretario, che io ho avuto il piacere di conoscere, è una persona molto preparata, una persona molto disponibile, concreta, pragmatica, così come lo siamo noi, per cui penso che ci siano tutti i presupposti per avviare, ecco, questo rapporto di collaborazione tra noi che effettivamente proponiamo queste cose e loro. Un altro aspetto importante che noi abbiamo proposto e che penso che il segretario abbia già, secondo me, accolto con favorevole, diciamo, giudizio, è quello del baratto amministrativo, che è una legge, appunto, che consente di poter, appunto, dare la possibilità ai cittadini di poter fare dei lavori di abbellimento, quindi anche di pulizia, quindi di ripristino, appunto, di alcune aree, diciamo, di decoro, quello che è, a fronte, appunto, di uno sgravio di quelle che sono le tasse comunali. È una legge che è stata fatta nel 2014 allo Sblocca Italia. E quindi ci sono molti comuni che l'hanno adottato, quindi anche in una situazione, appunto, di mancanza di risorse economiche da parte del comune, potrebbe essere, ecco, anche questo uno stimolo in più per dare più decoro, diciamo, al paese. Io spero che ci sia, ecco, collaborazione da parte dell'amministrazione, perché insieme possiamo raggiungere degli obiettivi. Se poi incontriamo un muro davanti, poi lì, insomma, ne prenderemo atto e vedremo, insomma, cosa fare. Certo non resteremo fermi. Ultima domanda: che futuro immagini per l'associazione commerciante e naturalmente anche per Bagnara? Allora, per quanto riguarda l'associazione, io vedo che comunque c'è, come dire, anche abbiamo, forse non lo so se è il mio modo di essere, comunque, ma forse ho creato un po' di aspettative in questo senso, ma chi mi conosce sa che io prendo le cose in modo serio, quindi se propongo una cosa, piuttosto sono uno che li porta avanti, non le lascio. Certo è che, come ho già detto, il mio impegno non è a tempo indeterminato, ma è a tempo determinato. Io quello che vorrei, insomma, incanalare alcune di queste, appunto, istanze che abbiamo fatto nell'iter giusto per portarle poi, ecco, al raggiungimento. Non lascerò l'associazione se non prima aver raggiunto alcuni degli obiettivi di cui ti ho accennato prima. Io mi aspetto, insomma, ancora una partecipazione ancora più numerosa a questa associazione, perché gli esercizi commerciali sono molti di più, quindi mi aspetto, insomma, anche da parte loro una fiducia, perché poi non è la quota associativa in se stesso che è irrisoria, voglio dire, ma più siamo, diciamo, e più, come dire, più forza abbiamo, insomma, in tutto, dalle convenzioni, anche dall'interloquire poi con chi di dovere. Cosa mi aspetto invece dal paese? Io, come tu sai, lavoro nel campo del turismo, oltre ad essere, diciamo, nel campo dei trasporti, e come ho già detto nella prima riunione, a settembre ci aspetto un importante impegno, un importante appuntamento in Brasile, dove io ho l'onore di rappresentare la Calabria per quanto riguarda, ecco, poi tutta la gestione della logistica, per quanto riguarda poi i turisti che verranno. Andremo a
fare dei contratti insieme ad alcuni operatori importanti della Calabria che fanno incoming tramite appunto le camere di commercio italo-brasiliane. Andremo a fare appunto questi contratti con 120 tour operator che hanno manifestato interesse proprio per la Calabria e soprattutto per la provincia di Reggio Calabria, per un turismo appunto legato, ecco, al territorio, quindi non ai villaggi, ma piuttosto che dei percorsi appunto culturali, enogastronomici. Cioè Bagnare è stata inserita in questi pacchetti, è stato inserito anche il Tracciolino, per cui dobbiamo anche lavorare da qui a un anno per poter collegare anche il Tracciolino a Bagnare, in modo insomma rendere il percorso, voglio dire, con una partenza e un arrivo, senza che, voglio dire, diventi più, e sarebbe veramente l'ideale. Per cui io quello che mi aspetto un cambiamento soprattutto nel modo di pensare, ecco. Mi aspetto un cambiamento anche per quanto riguarda il senso civico, perché dobbiamo capire che se vogliamo puntare sul turismo dobbiamo anche, deve essere prima noi diciamo a cambiare mentalità, ad avere più senso civico, quindi a tenere anche il paese più pulito, quindi se non lo teniamo già noi più pulito diamo anche noi una mano agli amministratori, insomma, che poi devono farsi, insomma, certo, in parte l'amministrazione, invece ci aspettiamo che siano collaborativi, che ci consegnino, ci diano un paese più decoroso, perché è quello che noi vogliamo, i servizi, un paese pulito, un paese decoroso, poi il resto possiamo farlo anche noi e siamo in grado di farlo noi, in collaborazione sempre con loro. Ognuno deve fare la sua parte, secondo me, noi facciamo gli imprenditori e investiamo, facciamo la nostra parte, e ognuno, l'amministrazione fa la sua, la Proloco fa la sua, insomma ognuno facciamo la nostra. Ecco, mi aspetto, ecco, un cambiamento anche di mentalità. Il turismo non è il nostro concittadino che viene ogni anno a trovare i parenti, il turismo è il turista, è tutta un'altra cosa, quindi diciamo le cose per come stanno. Quindi ecco, io avrei concluso, quindi non, se hai altre domande. No, solo buon lavoro, perché c'è tanto da fare, quindi c'è necessità di impegno, di professionalità e di qualità in quello che si fa. Grazie.